Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel settimo episodio di Fuga da Monkey Island. Come sempre, se vi siete persi gli scorsi episodi, sto iniziando a diventare bravo con questo suo lingua, andatevene a recuperare prima di vedere questo. Ci vediamo subito nel gioco. Eravamo, come sempre, arrivati in un punto abbastanza importante, ovvero quello nel quale avevamo scoperto dove si trovava lo showroom che conteneva anche il nostro tesoro, quello diciamo di nonno Marley che ci avevamo lasciato a noi in eredità, e quindi dobbiamo un attimo scoprire come arrivare all'interno di questo showroom che si trova in questo paesaggino caraibico not bad. Ci vediamo subito nel gioco. Eccoci qui ragazzi, nei pressi proprio dello showroom, che non sappiamo però dov'è. Ok, facciamoci un giro, vediamo un po'. Acque basse. È molto basso qui, posso vedere la melma sul fondo. Ok. No grazie, non ho sete. Fatto usa l'acqua, non la volevo. Dov'è che sta? Oggi è arrivato fino a qua. Dove c'è? Ah, qui sopra. Attenzione. Qui? No. Ragazzi, qua deve stare. Non è che ci sono tanti posti. Miseria. Ah, qua è profonda però. Qui è molto profondo. Non riesco a vedere il fondo. Solo una massa oscura. 346 minutes later. Ragazzi, deve stare qua in zona, cioè non è possibile. Oh, neanche per sogno. Ne ho avuto abbastanza per un pezzo. Ehi, c'è un passaggio segreto. Deve essere dove è scomparso Ozzy. Oh, donna, ho 8 ore che cerco. Scendi sto cazzo di passaggio. Oh, là là, guarda qua. Un po' scuretto, eh? Aumento la luminosità che non vedo niente. Eccoci. E ok, figo però, eh? Pulsante, vai. Questo pulsante praticamente grida usami. Usami. Ehi, somiglia alla refurtiva della banca di Lucre Town. E c'è anche l'eredità Marley. Devo trovare il modo di entrare. Ah, ok. Ottimo, quindi si nasconde lì. Ma tutta sta roba, vediamo un po'. Che strana collezione di ciarpane. Non sembra esserci niente di valore qui dentro. No, probabilmente mi accuserebbero di possesso di refurtiva. Perfetto. Allora, dov'è che possiamo andare qua? Vediamo un po'. Qua tutta sta roba si può vedere, eh? Sante, finestra. Senti, ma se guardiamo la finestra? Il bottino della banca e l'eredità Marley sono nella caverna. Dall'altra parte di questa finestra è indistruttibile. Distruttibile. Quindi, in sostanza, qua c'è poco da fare, da quanto capisco. Qua non c'è niente. Bottino, no, e niente. Allora, ragazzi, torniamo su. Capiamo un attimo perché mi sa che è proprio sott'acqua il bottino. Sott'acqua qua da qualche parte. Noi però abbiamo la nostra tuffa di acque profonde. Noi abbiamo la nostra capacità di mantenere il respiro per 10 minuti. Ok, proviamo a tuffarci. Eccoci, sempre sott'acqua stiamo, Monkey Island. Ok, guarda. È qualcosa, è troppo buio per vedere. Ok. Ma se prendiamo... Non credo che dovrei farlo. Devo prendere uno di quei pesci lì, mi sa. Comunque mi sto chiedendo, come sempre, che succede se aspettiamo 10 minuti sott'acqua, visto che possiamo mantenere il fiato per 10 minuti? Quasi quasi aspetto i soliti 10 minuti e vediamo se moriamo. Non credo ci sia un modo per morire. Magari risalirà su come Monkey Island 2. Proviamo, dai, aspettiamo 10 minuti e ci rivediamo fra 10 minuti allora. Senti, ma intanto pigliamo questi pesci. Non credo di riuscire a prenderli a mani nude. Lunghi 10 minuti ogni volta. Oh ragazzi, 31 iscritti però, iscrivetevi a sto canale. Oh, è possibile che io faccio 80 miliardi di video e ho 31 iscritti? Non va bene. Iscrivetevi se state guardando questo video e siete arrivati fino a questo punto, perché arriveranno altri contenuti. Magari, come vi dicevo nel video di una Vespa, posti abbandonati, tosta, ma devo trovare qualcuno e devo andarci.
altri retro game molto fighi. Questi qui li ho già giocati, ma altri che non ho mai giocato, quindi vedremo come saranno. Tra cui The Return to Monkey Island. Ah, ecco, ho un aggiornamento proprio sul computer. Domani vado a comprare il computer fisso, quindi domani lo ordino, un computer fighissimo da gaming, e non lo monterò io, in realtà sarà già assemblato, quindi magari ve lo farò vedere all'interno di un video molto velocemente perché è già fatto, e però saremo pronti a giocare a Return to Monkey Island, quindi tenetevi pronti perché non vedo l'ora di giocare anche quel gioco. Mai giocato prima, non mi sto spoilerando nulla, a parte qualche fotarella in giro, ma non me lo sto spoilerando, non vedo l'ora perché sarà un'avventura incredibile. Ho visto qualche recensione di qualcuno, ha detto miglior gioco mai giocato, quindi ci credo perché Ron Gilbert fa dei veri capolavori, quindi tenetevi pronti perché arriverà anche questo videogioco. Ragazzi, ma quanto manca? Anche ancora 4 minuti siamo, guarda qua. Sono quasi senza aria. Attenzione, eccolo! Dove lui? Senza, quindi funziona la cosa 10 minuti, aspettate. Siamo, eh? Meglio tornare in superficie. Oh, e finalmente! Quindi veramente sì, 10 minuti, ragazzi, siamo a 9:18, però l'ha fatto partire non precisamente. E anche in questo gioco si conferma la regola dei 10 minuti. Figa comunque queste cose, è sempre bello questi dettagli che nessuno noterà mai, perché nessuno sarà fermi qua, sarà fermo 10 minuti, cioè si muoverà, tornerà in superficie, che sta sempre qua fermo, però chi lo nota lo nota. Allora, quindi andiamo avanti. Allora, come facciamo a trovare un modo per fare luce? Dobbiamo usare lo skipperware, diciamo, con l'esca dentro, con i pesci. Vediamo un po'. Appena si avvicinano. Pesci, no! Minchia, ma siamo troppo poco! Sarola. Altri 10 minuti, non possiamo aspettare, eh. Sono pronto con le frecce appena escono fuori. Pesci. Pescetto. Oh, e che cos'è? Madonna, oh, vai. Entriamo allora in sta caverna. Scusa, ma non potevi andare dritto con le mani? Cioè, la vedevi, cavolo. La sentivi più che. Oh, più che vederla. Ci siamo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. È una fortuna che sappia trattenere il respiro per 10 minuti. Sappiamo bene, l'abbiamo anche testato. Ok, piglia. Ci siamo? Così facile? C'è qualcosa sicuro, eh? Può essere così facile, cioè non è stato facile, però. E quello, mo, come te lo porti? Ehi, qualcosa è uscito dal forziere. È una piccola vite. Scommetto che è quella che regge la protesi nasale di naso di legno. Ora posso riabilitare la buona reputazione di Guybrush Threepwood. Aha. Come l'abbiamo messo via? Come? È il bottino rubato alla banca. Ok, vai, allora prendiamo la vite. Vite. Mi chiedo a cosa serva questa piccola vite, dottore. Ok, abbiamo anche la vite. Oh, comunque qua non succede niente, cioè non c'è un sistema di allarme, niente. È bello. Vabbè, ragazzi, noi indisturbati ce ne andiamo. Eccoci qua. Torniamo bellamente alla mappa e andiamo al Palazzo di Giustizia. Magari corri, ecco. Palazzo di Giustizia per consegnare il tutto. Oh, così facile. Andiamo. In teoria, se tutto va come deve andare, saremo scagionati, perché potevamo anche dimostrare il fatto che lui aveva quel tesoro e il naso era dentro la banca, quindi cioè, abbiamo tutte le prove. Vediamo un po'. Madonna, guarda dove l'hanno messo, vediamo. Ma guarda un po' se questo non è Pietro Naso di Legno, il pirata rubacchiatore. No, lasciami in pace, essere incarcerato è già abbastanza brutto, anche senza la tortura delle tue idiozie. Come torturarlo senza toccarlo?
Scommetto che non ti rendi conto di puzzare come una combinazione di acqua di palude, segatura, esche da pesca e fiori. E adesso che hai trovato un profumo migliore, hai più successo con le donne. Il profumo che abbiamo fatto su di lui, questo. Abbiamo fatto, nella, se non sbaglio, nello scorso episodio e in quello prima, comunque, qualche episodio fa. Perché uno senza il naso ha bisogno di un fazzoletto? Beh, il drenaggio, sai. Madonna, che schifezza. Sai, in effetti noi due ci somigliamo. È una punizione ingiusta e crudele. Vabbè. Resta pure. Io esco a godermi la mia libertà. Libertà. Ma se non vuoi nemmeno lasciare l'isola. Ancora per poco, vecchio mio. Allora, vai. State lontano dai guai. Come? Facciamo così. Prendi. Consegni. Ho recuperato il bottino rubato. Posso andare ora? Questo non significa che voi non l'abbiate rubato. La vite? Non me la mettiamo? Oh, ispettore, credo che questo le interesserà. Cos'è? Sembra una piccola vite. Credo che combaci con il naso che vi ho dato prima. Ah, davvero? E cosa vi rende così sicuro? Non trova nulla. Zitto tu. Beh, in questo caso dovremmo provare. Fermo, dico a te. Zitto tu. Beh, che io sia. Vediamo questa vite. No, non passa. Se il naso combacia sarai nei guai. Non l'ho mai vista prima d'ora, lo giuro. Zitto tu. Bene, siamo a posto. Suppongo che il tuo nome sia stato riabilitato. Fammi vedere la gamba. Certo, la cavigliera. Aspetta. Forse dovrei fare qualche controllo su di te. Solo perché non hai rapinato questa banca non significa che non potresti esserti macchiato di crimini più orrendi. Ehi, ha rubato un'anatra! Zitto tu! D'altra parte, senza l'infamante accusa di rapina che ti pende sulla testa, mi sembri abbastanza inoffensivo, quindi circolare. Ehi, era un insulto? Hai pagato il tuo debito alla società Otis? Spiritoso, eh? È tempo di alzare le vele, compagni. Grazie a Dio. Odio questo luogo repressivo. Sì, mi stavo annoiando. Non possiamo. Ho molte riparazioni da fare. Scherzavo. La nave è pronta. Bene, amici. Restate qui a guardia della nave mentre io vado in città. Sì, ragazzi. Restate qui mentre io e Guybrush osserviamo la flora. Se tu vai, vado anch'io. Scumbar! Sto arrivando! Ehi, se qualcuno qui ha diritto di andare alla Scumbar, quello sono io! Ehi, per favore, restate a guardia della nave. Torno subito. Su, stavamo scherzando. Davvero? Non può essere vero. Temo di sì, governatore. Dai sondaggi, la campagna Bagur di Grog gratis di Charles gli dà un vantaggio del 23%. Ma... Tesoro, sono a casa! Guybrush, sei tornato! Sì, e guarda cosa ho trovato. Aspetta, non è questo. Oh, Guybrush, è meraviglioso! Esteban, porta queste carte al municipio di Melee e salva la mia casa. Sono così contenta che sei tornato. Perché ci hai messo tanto? Beh, è una storia buffa. Dunque sono andato a cercare il pirata senza naso. Poi Ozzy ha detto: voglio il tuo gamberetto su di me, Barbie. Dopo sono stato attaccato da un esercito di koala. E quindi gli avvocati hanno usato l'atto di vendita di Marley Mansion per salvare la casa. Ed eccomi qua. Bene. Sembra che la cosa più intelligente da fare sia distruggere le carabattole del nonno, così che nessuno possa mettere le mani su un insulto supremo, qualunque cosa sia. Concordo. Hai un cerino? Charles, maledetto scarafaggio! Esci da casa mia o scioglierò i barboncini piragna! Aiuto!
Ai ai, mia cara Mrs. Marley. Threepwood. Ti sembra questo il modo di parlare al futuro governatore di Melee Island? Non mi interessa cosa dicono i sondaggi. I pirati di Melee sapranno vedere oltre il velo delle tue vuote promesse. I pirati di Melee non saprebbero vedere attraverso una finestra. Non vedono nemmeno quello che gli sta di fronte. Di cosa stai parlando? Semplicemente la più grande di tutte le bugie! LeChuck! LeChuck! Al vostro servizio. Ora basta con queste sciocchezze. Ho una lezione da vincere. Ah, e come speri di vincere dopo che avrò detto a tutti che tu sai LeChuck? Fai pure, dillo! Gridalo dai tetti più alti. Non farei altro che assicurare la mia vittoria. E dopo che sarò stato eletto, userò i miei poteri governativi per divinare il segreto dell'insulto supremo. Mi hai sentito? L'insulto supremo. Grazie al suo pagano potere arrosserò i mari col sangue dei miei nemici. Porterò le orde infernali sulle coste dei Caraibi. E finalmente farò di Hélène la mia devota sposa. Ah sì? Beh, tu combatti come una mucca. Ma cosa? No, ragazzi, un film. Ok, l'anno del manato. Manato? Sono confuso. A proposito di che? Come fa LeChuck a essere ancora vivo? Ma è, infatti, cioè... Come fa LeChuck ad essere ancora vivo? Metaforicamente parlando, cioè. Non so. Infatti, cos'è l'insulto supremo? Cioè, sono sorte delle domande qua. Cos'è l'insulto supremo? E perché Ozzy e LeChuck lo stanno cercando? Non so. Ho un piano. So che mi pentirò di averlo chiesto. Ma cos'è? Tutte interessanti come proposte, dai. Lavoreremo insieme per fare luce sul segreto di Big Whoop. Oh, scusa, ho sbagliato copione. Bene. Ecco il mio piano. Raddoppierò i miei sforzi per tenere LeChuck lontano dalla casa del governatore. Il che dovrebbe riuscirmi più facile, adesso che so che è un malefico demonio non morto. Nel frattempo, perché non fai tutto quello che puoi per fermare Ozzy e LeChuck dal mettere le mani sull'insulto supremo, qualunque cosa sia? Ok. Come? Se fossi in te, tesoro, parlerei con Voodoo Lady. Lei sa sempre cosa fare con queste cose. Ma... divertiti a combattere quei cattivoni, cucciolotto. È così che si sentono le First Lady. Va bene, oh ragazzi, è un film, è successo questa puntata. Incredibile, quindi ora dobbiamo andare dalla cara vecchia Voodoo Lady, vediamo anche come sta, e parlare un po' di quello che è successo. Comunque, secondo me diventa un episodietto un pochino lunghino se andiamo anche dalla Voodoo Lady, quindi vi direi... forse concluderei qua per questo episodio, anche leggermente prima rispetto agli altri per non dilungarci troppo. Vi direi come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, noi ci rivediamo nel prossimo episodio nel quale andremo a parlare proprio con la Voodoo Lady e cercheremo di capire qualcosa sull'insulto supremo, su Ozzy, un sacco di cose strane. Tra l'altro non perdetevi la prossima puntata perché Melee Island non sarà proprio esattamente come l'abbiamo lasciata, ci sono stati dei piccoli cambiamenti perché Ozzy ovviamente è andata avanti nel comprare pezzi e vi ho detto tutto. Dai, ci vediamo quindi nel prossimo episodio, un saluto e ciao a tutti!